Buongiorno a tutti, oggi vorrei rovinare la pochissima reputazione che mi è rimasta parlando, come avrete letto nel titolo, di una delle mie ossessioni del momento. Anzi, in realtà è un'ossessione ricorrente perché è una passione, tra virgolette, che mi porto indietro da parecchio tempo. Nonostante i miei 32 anni suonati, e nonostante io vi abbia detto per mesi e mesi e mesi che non stavo leggendo niente, in realtà vi ho raccontato una bugia perché non sto terminando dei libri fisici da molto, ma nel mio tempo libero mi tengo occupata con un altro tipo di lettura, ovvero quella un po' meno edificante agli occhi di qualcuno, delle fanfiction. Cosa sono le fanfiction? Le fanfiction nascono principalmente, credo, perché non le ho create io, quindi non lo so, però intuisco che nascano per dare nuova vita e nuove storie a personaggi che abbiamo molto amato. Quindi uno scrittore di fanfiction in breve prende a prestito personaggi e ambientazioni, spesso neanche le ambientazioni, spesso poi le cose si mischiano e diventano più complicate, di altri autori, di autori di fumetti, di manga, di anime, di fumetti americani, di libri, di telefilm, anche a volte personaggi reali, attori, eccetera. Prendono a prestito questi personaggi per farli rivivere in situazioni inventate. E sempre nuove. Io ho iniziato a leggere fanfiction tanti anni fa, in realtà non ricordo in realtà quali furono proprio le primissime, però posso immaginarlo. Ho iniziato a leggere fanfiction per dare dei finali a delle storie che in realtà finali non hanno avuto. Parlo ad esempio della fandom di Ranma Mezzo, che io ho amato tantissimo, tantissimo, soprattutto in adolescenza. Ho letto tutto il fumetto, mi sono vista tutti i cartoni animati, mi sono vista gli speciali, gli OAV, i film e chi più ne ha più ne metta. Ma l'autrice di questo fumetto è famosa, Rumiko Takahashi, è famosa per non portare mai a conclusione vera le sue storie. Quindi probabilmente un sacco di persone frustrate come me hanno iniziato a scrivere delle storie che dessero in qualche modo un senso a tutto quello che la Takashi aveva creato. Parlo quindi di storie ambientate dopo la fine del manga che fanno evolvere ad esempio la relazione tra i due protagonisti, Ranma e Akane, che abbiamo tutti capito, per chi ha seguito questa storia negli anni, che si amano moltissimo, ma alla fine non se lo sono mai detto, non hanno mai quagliato e il fumetto finisce in un grande nulla di fatto. Quello che poi ho scoperto, approfondendo la conoscenza di questo mondo, è che in realtà, nel mondo delle fanfiction ci sono, degli scrittori e delle scrittrici formidabili che prendono appunto ispirazione da questi personaggi per creare storie totalmente nuove e davvero davvero avvincenti. Io ho letto delle storie pazzesche, delle storie bellissime, non solo originali dal punto di vista della trama, dello svolgimento, ma anche dal punto di vista cioè bellissime scritte davvero con cognizione di causa, quindi una prosa fluida ma a volte ricercata, non delle stupidaggini scritte a mo' di SMS. Si trova di tutto ovviamente nel mondo delle fanfiction, ma la cosa che mi ha stupito è stata scoprire persone che amano davvero scrivere, non solo amano immaginare dei finali alternativi o amano immaginare i loro beniamini calati in nuove avventure, ma hanno proprio l'amore per la scrittura. E quindi mi sono appassionata piano piano negli anni a questo genere, a questo mondo, e ora leggo molto spesso storie di questo tipo e non mi vergogno a dirlo, insomma, adesso diciamolo, anche se ho una certa età, leggo le fanfiction, perché le fanfiction secondo me non sono solo stupidatine scritte da adolescenti infoiate che vogliono far trombare i loro personaggi, perché c'è anche questo. Nelle fanfiction c'è davvero tanto, secondo me, c'è fantasia, capacità di rielaborazione, c'è amore per la scrittura, amore per un mondo altro, non so come dirlo.
E non si escludono ovviamente magari delle storie a carattere un pochino più adulto e anche a volte un po' spinto. Questo, vabbè, io non, sapete che non mi scandalizzo di fronte di sicuro a queste cose. E, però nel corso di questi anni ho letto davvero, davvero delle cose molto belle, molto interessanti. I fandom a cui io sono più affezionata, dai più vecchi ai più nuovi, sono in linea di massima quello appunto di Ranma Mezzo. Ho letto parecchio anche, però questo è un fandom che purtroppo si sta esaurendo un po' perché le nuove generazioni lo conoscono poco, è quello di City Hunter, di Tsukasa Ojo. E anche se devo dire che Tsukasa Ojo aveva in qualche modo imbastito una sorta di finale al suo fumetto e che ha poi continuato in una sorta di universo parallelo con l'Angel Art. Ho letto comunque delle belle storie che hanno sviluppato il rapporto tra Ryo e Kaori e alcune cose davvero molto, molto belle, molto, molto romantiche. Delicate anche in alcune situazioni. Aiuto! Si apre la finestra che mi sbatte via la videocamera. Un altro fandom poco esplorato, e in realtà in questo non ho trovato grandi, grandi storie, però ogni tanto mi piace leggere qualcosa, è quello di Kenshin, che effettivamente è un fumetto e una storia che qui in Italia non è stata apprezzata moltissimo. All'estero forse un pochino di più, però è un. Kenshin è un personaggio che io amo davvero tantissimo, tantissimo. Ho visto anche, vabbè, qua si trascende un po', però oltre aver letto fumetti, oltre aver visto i vari OAV, la serie animata non l'ho vista in realtà perché non mi piaceva molto lo stile che hanno scelto per il disegno. Ho visto però i film live action e sono secondo me bellissimi, quindi se siete appassionati di samurai. Cose così, vale la pena vederli perché ovviamente hanno qualche accenno assurdo, ma sono fatti davvero, davvero bene. E allora, un, due, tre. Cose un pochino più recenti, ovviamente il grandissimo, perché è davvero molto ampio, fandom dedicato a Harry Potter, quello. In quello si trova un po' di tutto, però ho trovato anche qui delle autrici davvero molto molto competenti che hanno imbastito storie davvero molto, molto appassionanti e molto ben scritte. E l'ultimo, diciamo, probabilmente quello più recente in assoluto, è il fandom di Sherlock. Anche perché questa serie ha dei periodi di pausa talmente ampi che in qualche modo dobbiamo occuparci la mente. E, anche perché devo dire che la maggior parte delle storie su Sherlock che io ho letto sono a tema. La ship che io preferisco è ovviamente la John Locke e abbiamo tanto materiale su cui fantasticare perché gli autori di questo telefilm secondo me ci giocano tantissimo. Credo che sia una cosa che non si realizzerà, mi dispiace per tutte le fan, non si realizzerà assolutamente mai, però credo che ci giochino davvero tanto per mantenere alta questa tensione e nelle fan. Quindi, grazie, da un certo punto di vista, grazie, dall'altra andate a. E quindi basta. Penso che, vabbè, io ora non ricordo di preciso storie, titoli, autrici e tutto. Il sito su cui io leggo tutto è EFP Fanfiction, che è un sito aperto, quindi si può sia leggere che volendo anche pubblicare le proprie storie. Sottostando ovviamente a determinate regole, come per tutti i siti. E, però, se vi fa piacere, magari nell'info box vi metterò alcune delle mie storie preferite, quelle a cui io sono più affezionata, quelle che mi sono piaciute di più, quelle che secondo me vale la pena leggere. Non so se saranno tutte serie, storie terminate, perché leggo anche, cose come dire, in lavorazione. E basta, questo è quanto. Spero di non essermi resa troppo, troppo, troppo ridicola. Spero di trovare degli altri appassionati qui in giro per la rete. Fatemi sapere nel caso se proprio pensate che io sia matta. Ecco, magari passate oltre, non ditemelo che poi ci rimango male. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.